Era qualche anno che non tornavo in Terra Santa. Ho accolto volentieri l'invito e la provocazione di questo viaggio un po' particolare che Monsignor Cetoloni ci ha offerto, ci ha organizzato. E vedere che è ancora possibile, che nonostante tutti i problemi che possiamo avere, visitare la Terra Santa e essere pellegrini qui è fondamentale per noi. Io spero che davvero ciascuno di noi possa riprendere in seria considerazione il venire in questi luoghi, perché c'è una differenza fra vivere la nostra fede e le testimonianze che il Vangelo ci offre a casa nostra, nelle nostre parrocchie. Qui c'è una parola in più rispetto a dove viviamo noi, che è il qui. Qui il Verbo si è fatto carne, qui Gesù è nato, qui Gesù è stato crocifisso, qui Gesù è risorto. E sono quelle esperienze che ci servono, perché allora il Vangelo diventa qualcosa che abbiamo toccato, che abbiamo non soltanto ascoltato, ma visto e toccato. Soprattutto questo lo ritengo importante per le famiglie, per i giovani, perché hanno bisogno, abbiamo bisogno tutti, ma soprattutto i nostri giovani così strattonati da tante provocazioni che la vita presenta, hanno bisogno di punti solidi, di riferimento per la loro vita spirituale, per la loro fede, che diventi davvero motore, trascinatore della speranza che ci serve per superare tanti problemi e difficoltà. Buon viaggio a tutti in Terra Santa.